Ciao a tutti ragazzi e ragazze, finalmente eccomi qui con un nuovo video, vi parlo degli sconti del mese, ce ne sono veramente tantissimi, mi aiuto con la rivista della Mondadori, che ha cambiato completamente look nella pagina iniziale, eccola qui. Allora iniziamo subito, ci sono tantissime promozioni anche per chi ha la Mondadori Card, c'è il 15% di sconto, dopo vi farò vedere bene alcune parti della rivista. Allora, romanzi. Ve ne segnalo qualcuno, non tutti, perché altrimenti il video sarebbe lunghissimo. Allora, c'è il nuovo romanzo di Sveva Casati Modigliani, La vigna di Angelica, della Sperling 19,90. Poi abbiamo, vabbè, vi leggo brevemente la trama, tanto è corta. Angelica è madre, moglie e imprenditrice. Solo lei sa che dietro quella facciata si nasconde una zona d'ombra, una verità fatta delle menzogne del marito e di tanti sogni infranti. Poi il nuovo romanzo di Luca Bianchini, Dimmi che credi al destino della Mondadori. Poi vediamo qualche. Allora, Nessuno sa dove sei di Laura Bonaiuti. Cerco di fare un mix tra generi: fantasy, giallo, thriller, drama, queste cose così. Poi Quattro grandi voci per un'estate di emozioni: Ladro di nebbia, Imprevedibile piano della scrittrice senza nome, Nessuno escluso e Il teorema delle menti, edito da Longanesi, Garzanti, Corbaccio e Salani. Poi vediamo. C'è qualcosa di interessante. Allora, per i ragazzi, young adult, romantico, abbiamo tre libri. Ti lascio, ma restiamo amici, Molly McAdams, I sei volti dell'amore, di Sarah Jo. Non posso fare a meno di te, Monica Murphy, il primo di una trilogia, credo. Per la pubblicità, i tre film della saga, Divergent, Insurgent e Allegiant, e i tre libri e al film. Oh, eccolo qui, Mondadori Card, il 15% sui top 100 di questi editori. Allora, Chiare Lettere, Corbaccio, Garzanti, Guanda, Longanesi, Nord, Gruppo Salani, Ponte alle Grazie, 360 e Vallardi. Quindi perché la Mondadori Card c'è lo sconto del 15% sui top 100, cioè, ovvero su quelli, sui libri più venduti. Poi, vediamo, vediamo. Ah, nuova collana Mini Mammut a 3,90 euro, quindi potete trovare una nuova serie di questa collana della Newton Compton, prezzo tranquillissimo, 3,90 euro. Allora, ecco, c'era un giallo che volevo segnalarvi, che ho letto molte recensioni positive. Finché sarò tua figlia, di Elizabeth Little. Dopo 10 anni di prigione scontati per l'omicidio della madre Marion, Jenny è libera. Sa di essere innocente ed è decisa a scoprire chi ha davvero assassinato la madre. Una mia cara amica l'ha letto, ha detto che è veramente molto bello e spero di poterlo leggere anch'io. Poi è uscito un nuovo libro di Camilla Läckberg, Il segreto degli angeli, è l'ottavo romanzo della saga con protagonista Erika Falck. Ho letto il primo, La principessa di ghiaccio, meraviglioso, quindi spero di poter leggere tutti gli altri sette. Poi vediamo, thriller, ve ne segnalo alcuni. Il teorema delle menti di Marcos Chico, o Chico, vabbè. Ti porterò nel buio di Piero degli Antoni. E La ragazza della pioggia di Gabi Kresslener, vabbè, quello. No. Poi, allora c'è una storia tratta da Wonder di R.J. Palacio, il libro di Julian, 7,90. La storia di Wonder raccontata da Julian, appunto, il bullo della scuola. Un percorso interiore profondo che ci farà scoprire che in fondo i cattivi non esistono e a volte odiamo le cose che ci fanno paura. Dato che Wonder è andato molto, molto alla grande, come. Sia per come successo di vendita che proprio anche apprezzamento della storia, a 7,90 c'è la versione di Julian, appunto il bullo della scuola. Poi per chi acquista Mezzerà nel labirinto di James Dashner ci sono 100 punti extra sempre con la Mondadori Card. Poi è uscito un nuovo libro di Cetro Isi che fa parte della saga di Nashira, Il destino di Cetus, 19 euro al quarto volume. Poi c'è una breve intervista ad un autore che si chiama Massimo Recalcati, Le mani della madre. Poi vediamo. Oh, dal libro al film. Sono quattro film tratti da quattro libri. Allora, il bambino numero 44, il libro. Il film si chiama Child 44, in uscita il 30 aprile. Il libro è di Tomer Smith. Poi, dalla saga Le cronache di ghiaccio e del fuoco, il telefilm che sta andando in onda adesso in America. Il racconto dei racconti, il libro al film omonimo di Matteo Garrone, uscito il 14 maggio, e il telefilm. Io ho iniziato a vederlo quando uscì il primo episodio in pre-air, che poi inizia questa settimana ufficialmente. È Wayward Pines di Blake Crouch della Sperling e Kaffer alla serie TV omonima. È veramente molto bella perché ricorda tanto il telefilm Twin Peaks, tutte quelle atmosfere,
il protagonista che non riesce a uscire da quella città, quindi ve lo consiglio veramente tanto. Vedetelo perché è iniziato questa settimana con la prima puntata, è uscita appunto giovedì. Poi qualche fumetto, vabbè, ve ne dico qualcuno: Avventure nel Metrò di Lorena, no, scusate, di Lorenza Di Sepio. Poi Strangers in Paradise di Terry Moore della Bow Publishing, Lo scultore di Scott McCloud. Vabbè, questi alcuni. Un'altra intervista con Pierce, che ha scritto un libro che si chiama Un caleidoscopio di citazioni. Poi vediamo la pubblicità dell'Expo, i consigli del libraio. Allora, John Esbo, Sangue e Neve. Marco Messiroli, Atti osceni, luogo privato. Elena Ferrante, Storia della bambina perduta, l'amica geniale. Io sentivo sempre parlare molto bene di questa scrittrice, che poi non si sa, questo non è manco il suo vero nome. Quindi chi di voi ha letto qualcosa di suo, se mi fa sapere se è piaciuto oppure no. E l'ultimo consiglio che dà il libraio è Il cerchio di Dave Eggers, Mondadori 20 euro. Poi vediamo qualche saggio. Vediamo gli sconti. Ah, gli sconti sì, ecco, Bit, un mare di sconti dal 15 maggio al 15 giugno. La Bit sarebbe la biblioteca degli editori associati di Tascabili, c'è il 20% su tutti i libri di questa associazione. Poi, vediamo qualche saggio. Ciao. Sandro Veronesi, Non dirlo, Il Vangelo di Marco, Bompiani, 12 euro, Religione. Poi Società, Umberto Ambrosoli, Coraggio, Il Mulino, 12 euro. Vi faccio qualche consiglio, qualche suggerimento, perché non posso leggere tutti, altrimenti il video diventa lunghissimo. Piero Angela, 13 miliardi di anni, Mondadori, 19 euro, Storia, una cavalcata vertiginosa lungo i millenni, che inizia dal punto zero del Big Bang e arriva fino ad oggi, dalla nostra tecnologia più recente alla nostra vita attuale. Ah, vediamo. Vabbè, dopo ci sono libri sulla cucina, il tempo libero, benessere. Ah, un consiglio per adolescenti, per i ragazzi: il libro più divertente dell'anno sta per combinare un pandemonio in libreria, si chiama I Terribili 2. Di Mac Barnett, Yori John, illustrazioni Kevin Conner. Dopo vi faccio vedere meglio, più dettagliatamente la copertina. Se volete regalarlo, non so, qualche fratello, sorella, cugini, nipoti, per farli avvicinare alla lettura, fatelo. Altri 100 punti in più se acquistate il libro Il giocatore, Virtue.Net Runner, sempre di James Dashner. Quindi accumulate in totale 249 punti solo perché hanno mandato i card. Poi ci sono i suggerimenti per i ragazzi, vabbè. Thea Stilton, I Terribili 2, dai 10 anni in su, The Academy, di Amelia Drake, 13 anni, poi siamo arrivati quasi alla fine. Oh, ci sono nuove magliette che date in regalo con i libri, appunto, i classici, Il Piccolo Principe, Gian Burrasca, Pattini d'Argento, Piccole Donne Crescono e L'Isola del Tesoro a 13,90 euro. Dopo faccio vedere meglio, lo stesso in dettaglio. E la rivista si conclude con la locandina che trovate in tutte le librerie Mondadori. Sconti fino al 25%, fino al 31 maggio. Allora, questo finalmente sono tornata a fare questo video perché negli altri mesi la rivista arrivava sempre tardi e ormai non c'aveva più senso, però siamo a metà mese. Se voi avete approfittato, me lo fate sapere, avete comprato qualcosa di interessante. Io a fine mese farò il video degli acquisti miei e degli omaggi invece delle case editrici. E niente, se volete commentare scrivendo cosa avete comprato, approfittando degli sconti, fate pure. Io sono contentissima, risponderò sempre con molto piacere. E ho trovato un video tag molto, molto carino, molto fantasioso, che spero di poter fare presto, penso anche prima del video degli acquisti del fine mese. Io vi ringrazio di cuore, ci vediamo presto, ciao a tutti, buone letture!